attraverso il cibo si possono raccontare tutti gli aspetti della nostra vita, della contemporaneità, ma soprattutto si può raccontare il prossimo futuro e quello che è già quello che noi oggi chiamiamo futuro. Il festival parla di cibo, agricoltura, allevamento, tradizione, innovazione, identità, ma come diciamo, è un festival che parla soprattutto di futuro. È un futuro che già c'è, ma che si conosce ancora poco. Dobbiamo impegnarci di più per capire quali sono gli snodi, i punti delicati del nostro modo di produrre, studiare, innovare, ricercare per capire come risolvere questi nodi. La tecnologia non fa male, la tecnologia è necessaria per l'agricoltura, soprattutto se vogliamo andare verso un'agricoltura che da un lato sia più sostenibile e dall'altro dia prodotti qualitativamente sempre migliori. Il termine più corretto da poter utilizzare per lanciare questo festival è quello di cercare il più possibile di essere contemporanei. C'è un'idea ancora, se vogliamo, antica e quasi nostalgica, no? di come è e di come deve essere l'agricoltura. La cattiva informazione ha influenzato i consumatori da sempre. Quando si parla di cibo c'è molta sensibilità da parte del consumatore, questa è una buona cosa. Al contempo non sempre i giornalisti riescono a trasmettere il messaggio giusto e il messaggio è spesso terroristico e quindi il consumatore è comprensibilmente spaventato dalle nuove tecnologie applicate al cibo, ma dobbiamo ricordarci che l'uomo migliora le piante da secoli, lo ha sempre fatto, le piante che mangiamo oggi non esistevano 100 anni fa. Quando si parla un linguaggio tecnico e si cerca di essere molto dettagliati, si parla un linguaggio che per la gente è di difficile comprensione. Forse lo sforzo da parte nostra deve essere quello di riuscire a semplificare gli argomenti senza però ricadere nella banalità. Ci sono sfide che sono davanti a noi, che sono di fronte a noi e che devono essere raccolte e noi intendiamo raccogliere. Si è sempre calcolato quello che si poteva produrre in funzione della popolazione, cioè se la popolazione aumenta come sta facendo e continuerà a fare, il cibo deve essere all'altezza di questa esplosione demografica. Mantova ha avuto nella costanza del tempo delle aziende agricole anche la fortuna di seguire quello che è le tecnologie, quello che è il futuro del nostro mondo. Mantova è famosa in tutto il mondo per creare festival e crearli di successo. Da qui l'idea di festival come strumento ideale per raggiungere il vasto pubblico attraverso un messaggio leggero ma rigoroso per quanto riguarda l'attinenza scientifica dall'altra. Esiste uno spazio che è uno spazio di scienza, conoscenza, studio, ricerca, economia e lavoro in cui i limiti oggettivi oggi di sostenibilità, anche ambientale, diventano l'oggetto di una nuova sfida. Scienza e cibo sono sicuramente due settori che devono andare in parallelo perché possiamo risolvere molti problemi alimentari soltanto se ci mettiamo dentro una grande quantità di conoscenza scientifica, allo stesso tempo cercando pure di rispettare la tradizione. Vogliamo rispondere a molte domande. Da dove arrivano gli alimenti che mangiamo ogni giorno? Come vengono prodotti? Che storia hanno? Che strada fanno per arrivare a noi? Che rapporto c'è tra scienza e agricoltura? E quindi il festival sarà composto sostanzialmente da conferenze frontali, dialoghi, question time, workshop, momenti informali di discussione per esplorare e approfondire 6 filoni per una 30 e oltre di conferenze.